Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi sono tanto 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 incazzato. E perché ragazzi? Perché mi è arrivata la seconda bolletta. Allora, qualche giorno fa è uscito il video. Qui c'è la bolletta, ok? Qualche giorno fa è uscito il video 120 giorni di fotovoltaico off-grid, fai da te. Un bel video, un bel tema, un bel progetto, bellissimo ragazzi, progetto, gran belle soddisfazioni, ok? Però ragazzi, ai tempi che ho fatto il video non avevo fatto il conto con effettivamente la bolletta. Perché ragazzi vi dico questo? Perché io in quel video vi avevo anticipato che il mio pronostico, ok, di bolletta seconda doveva andare massimo sulle 40 euro, ok? Bene, 40 euro all'inclusive. Bene, considerando che ho utilizzato davvero pochissimo in questi 2 mesi, in questi 2 mesi ho avuto un consumo totale, ok, di circa 1900 kWh. Ok? Di questi 1900 kWh ho prelevato dalla rete a quanto dicono loro. 120 più 43, 163 kWh, ok? Ho prelevato dalla rete questi kWh, dicono loro, ok? Io purtroppo, ragazzi, non ho un riscontro bello preciso. Perché? Perché i PowerMR di 5.5 che in questo momento sto utilizzando, 5.5, ok? Kilowattora 2 per, non hanno il conteggio dei kilowattora. Ho un grafico giornaliero dove posso vedere quanto ha prodotto, l'andamento della produzione, l'andamento del consumo, l'andamento anche del consumo da rete esterna, ma gli manca il conta kilowattora, cioè io giornalmente non riesco a sapere quanti kilowattora ho consumato. In linea generale, dai miei calcoli, dovevo essere intorno ai 130, ok? Loro dicono 163. Ho notato anche una cosa, però, ragazzi, che il contatore quasi tutti i giorni mi conta qualcosa. Anche se parliamo di letture di kilowattora di 0,003 o 0,01 o 0,150 o 0,002, bene? Bene? Sempre qualcosa mi conta, anche se nel concreto i miei inverter sono programmati con la modalità SBU e non prelevano nulla dalla rete. L'unica cosa che io ho connesso a valle, ok, qui c'è il contatore. Bene, io ho la mia rete e qui ho una derivazione con doppio magnetotermico, ok, e poi un conta kilowattora. Cosa succede? Che quando io disattivo questi due magnetotermici, ai miei inverter non mando più l'eventuale rete, ok? Benissimo. E così sia, ragazzi. Io agli inverter non do nulla perché lavoro ad isola. Ma resta connesso sotto contatore
Che cosa? Solo questo. Un piccolo contachilowattora. Ora, possibile che questi consumi siano tutti dati da questo? Non lo so, ok? Non lo so. Anche perché non sono sempre uguali. C'è quando è 003, 002, 0022, 0060, 0,05, 0,52, 0,98. Dico, giornalmente sempre qualcosa questo benedetto contatore mi ha rilevato. Ok, sono stati pochissimi giorni dove mi ha dato zero. Col beneficio del dubbio, ok, io posso dirvi che tutto questo mi è stato consumato dal mio contachilowattora. Però ragazzi, per questo io sto prendendo dei seri provvedimenti. Io sto andando a piazzare qui un contachilowattora differente, ok? Smart, dove avrò preciso giorno per giorno da calendario tutti i kilowattora. Questo è un kilowattora sommario che c'è montato, infatti lui va sempre a crescere. Qui invece avrò tutto bello e definito. Te lo lascio sotto in descrizione, puoi prenderlo se hai urgenza su Amazon, come ho fatto io, pagandolo qualcosa in più, o se non vuoi l'urgenza, vuoi aspettare, ti lascio anche link di AliExpress dove costa molto meno. Allora, torniamo alla bolletta e ora ragazzi qua ridiamo, ok? Perciò premesso dunque che i consumi che per loro io ho fatto sono 163, ok? E che comunque possiamo dire di essere soddisfatti, ok? Perché su 1900 totali consumati, ok? 163 ci può stare, ok? Ci può stare. Questo quando è successo che io mi sono allacciato alla rete, quando ho avuto più giorni consecutivi di brutto tempo, quando già la mia batteria era arrivata per esempio a una tacca, ok? Da quattro tacche, quando mi era scesa una tacca per non farla continuare a scaricare, ho preferito andare quelle poche ore, ma si parla ragazzi di bazzecole, ecco. O in alternativa è capitato che ho utilizzato il grill elettrico che aveva intorno ai 2 kW di assorbimento per più di 2-3 ore. Quella giornata non era una grandissima bella giornata, non c'era sole, sono stato obbligato a allacciarmi alla rete. Però ragazzi, ci può anche stare, perché no, c'è, la utilizziamo. Perciò va bene, 163 kilowattora. Il problema ragazzi non è questo, perché ci può anche stare in quelle giornate dove serve un aiuto esterno, ce lo possiamo anche prendere, perché no? No ragazzi, dobbiamo cercare di farne a meno, e ora vi dico perché. È di 147,89 euro, ragazzi, 147,89. Si scherza davvero poco qui ragazzi, cioè 147,89 euro. Ragazzi, non potete capire quanta rabbia io possa avere in questo momento vedendo questa bolletta. Cioè, mi stanno chiedendo
147 € per 163 kWh, cioè 147 per 163 kWh. Se andiamo a fare 147,89, che è il totale che vogliono pagato, diviso i 163 kWh, mi ero fatto il calcolo che era intorno ai 90 centesimi al kilowattora. Io gli sto pagando 90 centesimi al kilowattora. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Tu mi dirai, Fox, ma che gestore hai? Che tariffe hai? Ragazzi, a detta del mio, è la migliore proposta che c'è oggi in commercio. Perché ho un kilowattora prezzato a, ora ti dico a quanto, ok? Ho un kilowattora prezzato a 0,13 kilowattora, ok? 0,13. E tu mi dirai, ma scusa, se è 0,13, come siamo arrivati 0,13 kilowatt ora? È una bolletta bimestrale, ok? Bimestre, ok? 2 mesi. Se facciamo il conto sono 70 € al mese. Ma nel concreto, se io vado a leggere la mia bolletta, quella non sintetica, cioè quella totale che sono uno e due foglie, sappiate che esistono due tipologie di bolletta, la sintetica che ti fa un riassunto e una totale che appunto ti spiega passo passo come sono arrivate a questi costi. E ragazzi, quando io ho scaricato questa bolletta non sintetica, mi sono messo le mani ai capelli. Perché? Perché i miei 163 kWh, che poi comunque ce n'è ancora altri da aggiungere a questi 163, perché iniziamo da qui. Spesa per l'energia. Bene. Energia mese marzo, ok? A 0,13, 120 kWh fatti a marzo, e poi ad aprile fatti 43 kWh. Bene, questi sono 120 a marzo e 43 ad aprile. Bene, ragazzi, questi kilowattora più questi che ora arrivano, perdite di rete. Perdite di rete, voce ripetuta 2 volte, sia per il mese di marzo che per il mese di aprile. Cosa sono queste perdite di rete? E poi mi vedo su quantità 12 e 4. 12 kWh e 4 kWh. Aggiungiamo 12 e 4 kWh. Ok, cioè in totale, ok? 120 più 43 più 12 più 4, queste ragazzi sono le perdite che loro hanno nella produzione dell'energia. Se voi andate e la cercate su Google, perdite di rete sulla bolletta elettrica, vi spunta proprio questo. Sono quelle perdite che ci sono al momento in cui il produttore genera la tua elettricità. Ma scusami, se tu hai perdite, è un problema tuo, ok? Se tu usi sistemi non efficienti o le tue linee elettriche non sono efficienti, è un problema tuo. Io non ti devo pagare
16 kWh in più, perché ragazzi se li sono fatti pagare anche questi, io ho pagato anche questi. In tutto i miei kWh che loro mi hanno calcolato gentilmente mi sommano a 24 euro e 35. Ok, ci siamo? Bene. Tu mi dirai, dai, Fox, non è troppo, anzi, poteva andare peggio. E comunque è nei limiti di quanto io avessi voluto pagare. Ok? Parlando di 2 mesi, sono 12 euro e qualcosa al mese. Ci può stare. Ragazzi, ma come siamo arrivati da 24 euro di kilowattora consumati a 100? 47 passa, lo volete sapere? Aspetta, ci arriviamo. Andiamo avanti. Altri importi, materia, energia, quota fissa. Quota fissa. 26,99 euro al mese. Perciò si sono fatti pagare 26,99 euro per 2 mesi. 26,99 per 2 mesi, che sommando a, poi aspetta, aspetta, poi per 2 mesi in più abbiamo quota energia. Corrispettivo di sbilanciamento, boh, dispacciamento, boh, ripetuto 2 volte per il mese di marzo e il mese di aprile, totale, ok, per quota fissa. Questa è quota fissa. E dispacciamento e sbilanciamento, eccetera, eccetera. 50,39 euro. Perciò siamo già saltati da 24,35 a questo più questo, perché si devono sommare, li hanno sommati. Totale abbiamo 74,74 euro, cioè già la mia bolletta che poteva essere davvero interessante è già volata a 74,74 euro. Tu mi dirai, Fox, ma che cosa vuoi? È normale che devi pagare le tasse, devi pagare l'IVA, devi pagare le accise. Va bene. Ok. Continuiamo. Spesa per il trasporto dell'energia, un'altra voce. E la gestione del contatore, altre voci. Quota fissa, anche qui. Mese di marzo, mese di aprile e abbiamo 2 euro e 09 più altri 2 euro e 09. E non si sono fermati qui. Andiamo avanti. Quota potenza. Marzo 6,81 euro. Aprile 6,81 euro. Cos'è la quota potenza? Sono 2,26 euro per ogni kilowatt di potenza del tuo contatore. Capito? Se il tuo contatore è un 3 kilowatt, pagherai 6,81 euro al mese. Se hai un contatore da 6 kilowatt o più, dovrai moltiplicare 2,26 euro circa, che poi potrebbe anche variare per altre bollette più basso, per altre bollette può essere più alto, però io nella mia bolletta oggi ho questo. 2,26 euro per ogni kilowatt. Perciò, oltre alle quote fisse, oltre all'altra quota fissa,
o si fanno pagare pure perché mi stanno dando una potenza massima di 3 kW del mio contatore. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Quota energia. Energia attiva. Sempre doppio mese. E c'è un altro euro e poi 39 centesimi. Cioè si fanno anche pagare una quota in più per l'energia attiva. Va bene. Componenti relativi ai meccanismi perequativi. Altri 11 centesimi e altri 4 centesimi. Ragazzi, non abbiamo ancora finito. Spesa oneri di sistema. Ancora. Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili. Ma io l'energia rinnovabile già ce l'ho e me la sono autofinanziata. Va bene. Quota fissa 0,98. Ok? Un'altra quota fissa, energia attiva. Altro euro e 56. Quota potenza, un'altra volta, 3,18 euro. Rimanenti oneri generali. Quota fissa, 44 centesimi. Quota energia, 9 centesimi. Quota potenza, di nuovo, 1,43 euro. Va bene. Va bene. Continuiamo perché non abbiamo finito. E qui siamo arrivati a... Queste erano 21, queste 7. Imposte e IVA. Queste sono le tasse dello Stato. Non mi dire, Fox, ma tu che volevi qui? Non volevi pagare le tasse dello Stato? Attenzione! Perché le tasse dello Stato sono qui ora, quelle di prima sono altre spese. Buh, e perché cosa? Bah, comunque, va bene. Ad moment, please. Imposte e IVA in tutto hanno calcolato accisa sull'energia 1,50 euro, accisa sull'energia 54 centesimi, IVA al 22% su 103 euro, perché da questo siamo volati a 103 euro. 103 euro e 89, ok. E da questo, ragazzi, più le tasse dello Stato, tax. Ok, siamo arrivati a 144 euro, 99 centesimi, ragazzi. Ma secondo voi è mai possibile che con un consumo, non dico irrisorio, ma detto io, ragazzo, ma qua la situazione è un tantino importante. Come faccio io da 24 euro ad arrivare a 147 euro? Come faccio io ad avere tutti questi costi? Il contatore caro e salato, il fisso mensile caro e salato, di tutto e di più, ragazzi, ma stiamo scherzando. Se io non avessi avuto il fotovoltaico, con questo consumo bimestrale, ok, non è altissimo, ma non è neanche poco, ok, non è neanche poco. Ringrazio il mio impianto, ringrazio i miei investimenti, ringrazio la mia fatica per aver realizzato quello che ho realizzato. Ma io, tutti questi kilowattora,
Quanto gli andava a pagare se soli 163 mi sono costati 147? Vuoi qualcosa in più? Ok, aggiungimi 10 euro, io te li pago quei 10 euro, ma non mi puoi volare da 24 a 103 euro. Ragazzi, io non vi parlo del mio, ok? Perché sono tutti così oggi. Anzi, se voi avete qualche fornitore, qualche azienda e avete esperienza positiva, scrivimelo sotto. Io sono aperto a nuovi orizzonti, perché ragazzi, così tutti questi costi per pagarmi soli 163 kilowattora, 147 euro. Non sia mai più così. Va a finire, ragazzi, davvero che con tanto sacrificio vado a prendere un'altra batteria, me la metto in parallelo a quella che già ho, così da veramente evitare il più possibile di consumare. Ma anche per questo, attenzione, perché tu mi dirai, Fox, e infatti, tenta di non allacciarti mai più alla rete. Ragazzi, ma io posso pure farlo, posso pure provarci, però considerando attualmente che il mio accumulo è solo di 15 kWh, eccetera, 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 non ho tanta libertà. Ma forse se andrei ad aggiungere, per esempio, altri 10 kWh, arrivando a 25 kWh, già qualcosa in più di libertà guadagnerei, ma ho le spese fisse, ok? E le spese fisse, calcoliamo solo queste, le più grosse. Le più grosse sono 26,99 per 2. E poi abbiamo il contatore che sono altri il contatore 6,81 per 2. Poi, cioè senza consumare nulla, cioè se veramente il mio contatore andasse 0,000 tutti i giorni, obbligatoriamente io avrei questi. Cioè, e lo so solo ora dopo la prima bolletta, perché il mio consulente ai tempi non era stato capace di presentarmi per bene tutti i consumi, perché io gli avrei detto: guarda, facendo questi calcoli io arrivo ad avere che cosa? 67,6, ok? È questa più le tasse allo Stato, calcoliamo 70, ok, mettiamo intorno ai 70. 70 euro è la minima bolletta che a me potrebbe arrivare con questo piano. Ragazzi, non mi sta bene. Tu mi dirai, mizzica Fox, ma neanche 35 euro al mese vuoi pagare. Ma a che pro? A che pro? Se è lì e non lo uso, ok, ti pago qualcosa. Ma non mi puoi chiedere 70 euro. Quanto vorrei io pagare per avere il contatore lì, bello, attivo, non utilizzato, utilizzabile solo in via di emergenza? 50 euro ogni 2 mesi, non di più. Per me, 50 euro ogni 2 mesi, non di più. E già è anche tanto. Per chi come me fa un investimento così oneroso, però comunque può anche andar bene. Sì, ve li diamo, ve li do 50 euro ogni 2 mesi, te li do senza portare consumi, ok? Perché se io non consumo, tu non hai perdite, tu non hai trasporto, tu non hai generazione dell'energia, che comunque la generi ugualmente. Comunque io ti pago quelli e basta. Me la faccio andare bene per il momento. Dal momento in cui io valuto che questi
25 kilowattora di batteria. Mi danno tutto il mio fabbisogno quotidiano, sempre. Io posso anche valutare di eliminare totalmente tutto, ragazzi. Disdetta e stop. Non mi serve, non lo voglio più. Semmai un domani avessi necessità, lo faccio riallacciare. Così mi sono anche risparmiato 50 euro ogni 2 mesi. Che sono pochi, ragazzi. Niente, ragazzi, per questo video è tutto. Io ti invito a iscriverti al mio canale. Se vuoi partecipare agli ordini di gruppo, sappi che grazie agli sponsor posso farti risparmiare tantissimi soldi sull'acquisto di batterie, inverter e anche pannelli fotovoltaici, componentistica come cavi e tanto tanto altro, ottimizzatori. Comunque, segui il canale, iscriviti, vatti a vedere tutti i miei video. Se questo video ti è stato utile, cari miei, questo è l'Italia, una giungla. Parlando con il consulente, questa è la migliore offerta che oggi noi abbiamo. Sì, lo so, ti hanno preso troppi soldi, perché anche lui ha visto che per soli 163 kWh tutta sta. Che poi il fumo negli occhi è quando vengono a dirti che il kilowattora lo paghi a 0,13. Tu dici, e tutto il resto non te lo dicono. Ragazzi, aprite gli occhi se volete anche voi, come centinaia ormai in Italia, in Europa, nel mondo che amano le energie alternative. Imbarcarvi in questa bellissima avventura, continuate a seguirmi e se avete necessità di consulenza, contattatemi in email. Ciao a tutti, belli e al prossimo video!